E quindi niente, ragazzi, finisce qua. È stato un bel viaggio. Ma d'altronde One Piece sono gli amici che ci siamo fatti lungo la strada. Oppure un cazzo enorme. Però penso più alla prima. Chissà. Salutiamo John Potatis che gioca Forza Horizon 5 su Steam in questo preciso momento. Cosa vuoi dire agli amici del baretto? Cosa vuoi dire agli amici del baretto? Baretto. Auguri al Nerd di Caffè! Auguri al Nerd di Caffè! E tutti per il Nerd di Caffè, hip hip! Urra! No. Cambia, cambia. Ciao ragazzi! Ora faremo la Junior Cup, poi l'ha cubato! L'ha cubato! Raga, l'ha cubato! Era Junior, va. Sì, ha vinto Moretti 3-0. Beh. Vuoi cassare la Junior Cup con me? Cristian, Luca. Andiamo. Adesso dobbiamo vedere. Tanto. Ma top 5 in quest'ora significa che la metà non sono in top 8. Perché siete andati in due in top 8. Quindi. Basta imparare a giocare. No, basta cancellare il PG di merda da questo gioco di merda. No. Ma qualcuno che abbiamo fatto. Devi imparare il matchup. Impara a giocare. Come non hai giocato? Avrei vinto anche la tiltata probabilmente. E lo sai bene. Non lo so, forse da te. Così tiltato non lo so. Non lo so. Così tiltato non lo so. Giochiamo adesso. No, guarda, me la tiro fuori. Tanto non è un cazzo. No, è una così bella giornata. C'è il sole fuori. Per spettacolo. Dai. Ah, uffa. Io non cambio niente, non ne ho voglia. Fanculo, sono Zelda. Io ci ho messo a posto. Che fa? Non è la per divertimento. Non lo devo dimostrare. Cosa va a premere poi per far vedere solo lo schermo? Cosa cazzo vuoi, Dario? Qua, andare su game. Non so. Ah, e questo è magia. Magari. Non ne ho voglia. Non ne ho. Vabbè, cambiamo i nomi. Chi è il player 1? Ma cambia solamente quelli della BO3, questi lasciali così. Chi è il player 1? Io. Ok. Inizia questo gioco letteralmente a cazzo, ma non sappiamo che fare della nostra vita, quindi. E poi abbiamo Edo merda. Facile, no? Facile, facilissimo. Oh, ho sbagliato il nome di Cristo. Abbiamo messo la C. Speriamo che non lo venga a scoprire. Come cazzo si apre la chat di Twitch? Vabbè, lo faremo così. Boh, ragazzi. Ok. Tenta lo spike, ritorna in. No, è pieno, Mashi. Guarda là. Puoi mettere. Vabbè, ok. L'app B di Edo uccide quasi, però Christian ritorna senza molti problemi. Tenta lo smash, niente di che. Nair back air, eccetera, eccetera. Cose che abbiamo già visto. Up tilt, che lo porta in alto. Follow, non riesce. L'app B che prova a uccidere il cavaliere nero che al cavaliere nero gli deve cagare cazzo. E Ner che lo porta così, però non è che faccia molto. Ci prova, ma fallisce miseramente. Christian Sorso, classe 2001, che è più alto di 2002 da un certo punto di vista. Non so che dire. Questo, se lo clipperete, mi farà molto ridere. E niente.
Chissà come cazzo si apre la, la chat di Twitch. Già. Qualcuno sa come si apre la, la chat di Twitch da questo cazzo di... Grazie. Ok. Ah, non ha scritto nessuno, quindi che cazzo me ne frega. Fiu! Vabbè. La prossima volta, anziché giocare a Smash, apritevi un coro. La prossima volta, anziché giocare a Smash, aprite un coro. Impara a giocare, Christian. Non è successo che stai prendendo un po' il cazzo. Io... Dash attacca e uccide Chris. Boh, non ho più voglia. No, qualcuno c'è. Raga, ma stringa una lista. Ho fatto il video. Aio, raga, cioè lo facciamo il ciccia. Matti! Vieni, ma scinto che mi fai compagnia con questo cazzo di coso che altrimenti... Bro, bro! Luca, ti deve giocare lì. Dai, loro stanno facendo il game così dal cazzo. È arrivato il nostro secondo classificato. Secondo. Che secondo io sinceramente ti favo. Te la stavi comando bene al terzo game, però è andato male. Sei un po' ancora imparicato con quello cazzo che è successo. Però è normale. Io mi sono spaventato molto prima con Edo, con anche Marello, minchia. Fidati che con Edo si spaventa tutti. Tutti si spaventano. Io lo odio. Mamma mia. No, aiuto. Un non saluto a Edoardo, il suo Game & Watch mi fa vomitare, però è una brava persona. No, certo. Vabbè, abbiamo una Zelda. Sì, la Zelda che prima ha usato Game & Watch. Ti rendi conto che un personaggio così del cazzo può usare una dea? No. Quello una che dea. Ho detto! Una dea. Vabbè, impara a giocare. Una dea che sa stessa viene considerata come un personaggio del cazzo. Vero. No, inutilizzabile, raga. Non si può usare in terra. Su Zelda che... Non si può utilizzare. È non viabile. Non puoi, l'ho detto. Io vorrei ricordare che su Melee Christian ha usato Zelda per pulirmi i rest mancati. Allora, col backhand. Quindi praticamente mi sono arresti, up tilt 128. Grazie. Niente, 3000, 4000. A posto. Grazie. Grab. Mamma mia, backair. Da un B che lo riporta tutto in situazione quasi asso neutrale, dai. La situazione Fer, neutrale che vedremo se mamma mia, allucinante, non so più parlare. Ho smesso di avere capacità linguistiche nella media. Però quello importante è non imparare a parlare, ma a giocare bene a Smash. Vero. In questo mondo. Però non so fare né l'uno all'altro. gli toglie così. Chic e Zelda, mamma mia. Zelda, ricordiamoci che fino a Brawl erano incorporati. Era lo stesso personaggio, infatti si diceva Zelda prima aveva un down B migliore. Che infatti cambiava Chic. E io continuo a ridere a questa battuta. Continuo a ridere tantissimo. Mamma perché fa sempre ridere. Sì. Soprattutto che personaggio di merda che Zelda assomigli. Zelda assomigli, che è tipo inesistente, come dire. No, non esiste, non ha mosse, è tipo Ganondorf che utilizza solamente il back air perché altrimenti non può fare niente e non ha grab viabili. Però Melee ci
saprebbe dire il nostro amato Efisio da Semini, da Cagliari, io Niro. Ma questo è Smash Ultimate. Come per fortuna questo? Direi anche esatto. Che è Smash Ultimate. Meno male. Pensa a giocare Billy in questo tempo e periodo. Nel 2022. Stiamo ancora giocando a questo gioco. Sì. È proprio una vergogna. Io ho lasciato perdere la vita. Bounce Fish che uccide 0-0, ritornano. Attenzione. Salutiamo Kimi 14. Salutiamo Kimi 14 che sta giocando la Definitive Edition di Mafia. Mio fratello. Forse. Da un B. Becker tenta di entrare nel Ner, ma arriva su scudo. La grab, da un grab. Attenzione, il fuoco, Becker, il calcio. 48%. Io voglio. Ner, Fer, prova il bounce fish, non entra. Mi blocca un pochino di opzione al ledge, mamma mia. Però ritorna perché Zella. Ma che cazzo? Doppio coso, doppio stronzo. Arriva il cavaliere nero. Arriva il signore. Il cavaliere nero non gli devi cagare a cazzo. Viene chiamato anche il robottone da tenta, una certa persona che conosciamo. Attenzione, carica i needles. Un F-Smash che uccide vita. E io non lo smetterò mai dire Zelda impara vince. A giocare. Io vi consiglio di clippare questo match perché Zelda io gioco Jigglypuff. Secondo te io lo so bene. Pokémon di merda. Pokémon di merda. L'hanno fatto simile a Junior Cup. Si fa la Junior Cup. Chi c'è adesso? Ok, scambiamo i punti. Allora Bio 3 sempre, vero? Bio 3 o Bio 5? Sì, adesso lo stiamo scrivendo. Adesso lo stiamo scrivendo. Non so scrivere, non so parlare, non so giocare. Ok, e mo dove cazzo devo andare? Round? Sì. Comunque una cosa che mi stavo pensando. Loser semifinal. Tanto non lo posso punire. Loser semifinals. E si riprende. Christian contro leggendario. 1-1, 1-0. No, non so, ma è vero. Grande chimica di gioca. Bounce Fish 96%. Che cazzo è successo? Mamma mia. Tipper fa il 35%. Lo sto facendo. Mamma mia. Non c'è nessuno a commentare come. Perché con PG come appunto Sephiroth e Byleth fai una fatica assurda. No, dal matchup. Perché non lo prendi. E quindi l'unica cosa safe era. Scudo, prova il ferro. E sperare di tornare su. Aia, nero. Jab, così, il mondo va avanti. Tenta i needles, ma non lo blocca, non lo prende. Non tecca, però scende tranquillamente. Bounce Fish per confondere. E per ritornare a cosa? Attenzione, 81%, 85%. Dario sta ritornando piano piano, nonostante sia indietro di una stop. Ok. No, quello non guarda, considera però che a volte il fatto che comunque non è facile che riesca a far entrare la mossa, cioè è difficile farlo e comunque devo leggerlo. Ovviamente si tratta c'è poi in free play quando giocare così J-block. Devi provare un po' di cose. Se va per fare la Christian che c'è anche in una famosissima Switch. Cioè tipo se io sbaglio la distanza tu dallo scudo comunque fai. Ma comunque ho poco range per venirti a prendere. No, dico nel caso sbagliassi il range io. Cioè tipo metti che sbaglio e vengo troppo avanti. Però sì, non è intuitivo come matchup. È difficile perché appunto tu hai poco range. Comunque mia voce hai poco range. Praticamente mi tiene a distanza il doppio rispetto a quello che posso fare. Sì. Però non è un matchup ingiocabile, che devi giocare veramente concentrato 100%. Poi io ho fatto un sacco di stronzate. Ho preso un sacco di stronzate. La stronzata maggiore era prendere Game & Watch, quello sì. Ma poi fa paura, ma si dà questi personaggi Glass Cannon, tipo anche Ganondorf. Vabbè, Ganondorf lo gestisci. Se i problemi più grandi di Game & Watch sono Sephiroth. Byleth no, Byleth sì, Greninja, perché ti Greninja. Greninja ti canta.
cioè lui se ne va partito lo stesso, scappa così, lui ha range, tu ne hai un po' di meno. È difficile. Ferro. Ferro. Per il resto il drag down, che non continua però. Lo porta solo da drag down. Grab. Back air. Quindi, cioè tu di base usi Mr. Game & Watch, Zelda e Ganondorf da poco. No, Ganondorf. Non la usa da un bel po'. O sei puro, è presente. O sei veramente. Là devi avere dei Bonefish, e ritorniamo. Remix a parlare con certo, perché Game Watch non c'è Ganondorf, sei costretto. Sì. Dove cazzo è il PP? Ah, ok. Sì, la classifica dei tre Game Watch della Ganondorf. Però che tanto il matchup negativi ti capitano poche volte alla fine. Sì, ma alla fine Zelda è lì per essere lì, non mi copre relativamente giusto, ma c'è un baile. Non copre neanche troppo. Ah vabbè, se ti trovi bene. Cioè, no, vedi, io mi gioco per divertirmi. No. Poi sì, dovrete fare un TG per coprirmi alcuni matchup, però. Io. Sì, a questo livello non è necessario. Cioè più che altro quando vedi appunto persone tipo puro, tipo Mark Forever che ha fatto il culo con un King Kong, ti gasano e dici vabbè ce la posso fare. Loro ce l'hanno, diciamo, loro sono al loro posto. Molto greedy, stava per perdere la stock, però ritorna. CRS. CR7. Io non so commentare. Ma non so perché io cosa mai senti. Tu vedrai le clip di questo quello dopo, vedrai le cazzate che abbiamo detto di Christian in Grand Finals. Eccoci qua. Allora, siamo qui. Adesso no, Christian allora, intanto, ha una lead. Attenzione. La lead di una stock. Dario non riesce a. Lo sta sballonzando davanti, lo sta jungler. È letteralmente un giocoliere al circolo Mori Orfei. Sai che è morta Mori Orfei. Godo un sacco. Sì, ma non bene. No, gli animali devono rimanere. Devono rimanere nelle gabbie, non devono fare i circensi, ok? Maledetti animali di merda. Moriate. Attenzione. Tutti. Vi estinguerete, bastardi. Uccide quello. Complimenti per la recovery di Christian. Bravo. Complimenti a Christian. Però c'è scritto che è leggendario. Bravo Dario. C'è la bandiera Italia. Ah sì. Sì, c'è bandierina italiana. È piccola perché lui non è fascista come noi. Ok, okay, ha senso. Non è un vero italiano. Drag down. Mamma mia. Minchia. Mi raccomando ragazzi, poi a chi molla. No. Pred up. Questo è proprio un predappio moment. Comunque, un predappio moment. Comunque c'è da dire che Christian ha il vantaggio di vantaggio essere in vantaggio. Si chiama veramente. Ha il vantaggio di essere in vantaggio di essere in vantaggio. Sì, è in vantaggio sul vantaggio del vantaggio. Quindi è una che è il mercato che mio padre comprò. Però per perdere la stock al 40. Che bello. 124. 67, vicino al 69 ma non troppo. Attenzione, non è Roy, fosse stato Roy sarebbe morto. Lo ma so, ma non c'è il nostro amato Lorenziga. Il nostro Lorenziga. Perché è un gaggio? Perché anche da giocherà a Pokémon? E perché è uno sfigato, tanto è scarso. A chiappare tutti. Mamma mica, gli chiappa lo salto. Sì, per cazzo lo sentito. Gli taglia le ali. Tipo Icaro che si avvicina troppo al sole. E cade a predappio. Però con lo smash. Un altro smash. Lo smash lo porta la sua Even. Però minchia, è Even un cazzo. Già per cento. Porca puttana. 50, 62. 62. 11. 18. 0. 118. Vabbè, Edoardo, puoi allontanarti per favore. Non voglio più averti vicino. Allora, 22, 29. Tutto, io non 33, te l'ho mai chiesto. Ma perché? 77. Ma pensate a questo gioco del 2018 che ci è riunito qua a 36, passare una bella 50. Attenzione, ci prova. Non lo fa. Però ricarica i Needles, pronto per un Needles into bounce. Ci prova ancora. Che missa adesso. Incredibile. Un po' scarso. Posso dire che è rincoglionito. No, attenzione. Attenzione. Il calcio. Un altro calcio. Non lo fa. Entriamo in un momento Donkey Kong. Stava per far collegare tutto in drag down. Allucinante questo chic, ragazzi. Però Marte è un tipper, non c'è l'altro tipper, non c'è per fortuna. Ma che cazzo è? Eccolo! E ritornano in punteggio 1-1. Non è questo vero, gioco ho sbagliato. La casualità. Sì. E ricordiamoci sempre che chi vincerà la Little Cup verrà pugnalato nello scroto.
Perché non l'avete fatto a me allora l'ultimo Perché non l'avete fatto a me nell'ultimo torneo? Ci stiamo aspettando riprenderti di sorpresa. Vabbè, mica siete in 20 oggi, potete farlo benissimo. Allora, in realtà lo scorso torneo non si vince con un cazzo. Da questo torneo poi chi vince la Little Cup una pugnalata, una pugnalata. Bello, una sola. Una sola. Mezza? No, intera, cioè proprio entrata. Io girerei, ah no, ok. Entrata e uscita. Ma rinizia questo game 3. Minca, Marte, cazzo. Questo si vedrà la winner, la winner final. Comunque è vero che il falco di Moretti è stato sick. È sick. Ho visto bagassa di combo in uno spike sparando solamente due laser. Sono stato cazzo, scioccato, allucinato. Veramente, veramente sick. Sì, sapete chi altri è sick? Vai. È sick in generale, è molto sick. Sì, ma sick bello, non sick hype. È quello il punto. È proprio lì che volevo arrivare. Non sick hype come un certo personaggio che inizia con la C e finisce con Uptime Falcon. Mamma mia. Oh, e comunque ci siamo persi in bagassa di stock quasi presa da Christian. Mamma mia, questo potrebbe significare che Christian perde. Io comunque vorrei dire che anche se non ho vinto nessun game con Ganondorf, merito un applauso per averlo usato in ben due game, ho persi entrambi, però non ti merita niente, non ti meriti niente. Edoardo, non ti meriti un cazzo. Non mi merito un cazzo. Vai a prenderti il premio e stai zitto. Attenzione, non killa a 60. Vabbè, la ma pair sono 184, 68, vicino a 69. La pair troppo. Di Sheik con Rage non killa. Guarda, cazzo, è allucinante. È allucinante il tipo, Mori. Fa un sacco ridere. Mi piace un sacco Marf. Down through. Minchia, ringraziamo che Sheik non è come quello di Melee, altrimenti sarei molto arrabbiato con la società. Ah, perché tu giochi a Melee? Ho giocato con Christian qualche partita a Melee l'altro giorno. Sì. Con qualche partita intendo 3 ore e mezza. Però succede. Okay, tutti hanno problemi. Gli regge la roll! Non lo so, io non ho mai giocato a Melee. Meglio non così. Non ci sono mai trovato. Meglio così. No. Però se è Gana... Ma sarei scarso, te lo dico. Anche io. Slippy, no, non è strano, è fatto male. Anche perché Game Watch fa cagare quando scuda esce fuori. Quando scuda non ha scudo. È una merda. Però almeno lì Jigglypuff è forte, top tier. Nice. Hai vinto? Sì. Ah beh, nice. Con Christian sì, ho vinto. Col suo Mart, che dice che è più sick di Sheik. Infatti quando usa Mart... È sick. Usa meglio Mart di Sheik. È sick. Ma perché Sheik ha un problema grande su hai bene. No! No! Ha un problema grande, perde la stock, ma ultimamente forse potrebbe costargli la lose. Sheik ha un problema della Little Cup. Sto parlando. Porco. Ti ho interpellato? Sì. Ha un problema grande, che in realtà non è un problema, è un bonus. Che non fa chip damage. Fa 11% praticamente ad ogni attacco. Ah, che figata. E io sono Jigglypuff. Jigglypuff di Melee. Però cazzo, il bello è che se gli posso far entrare due up tilt, resta è morto. Cosa che ho fatto? Ho goduto come un porco. Mi sembra giusto. Ah, torniamo a commentare il match con Dario, che purtroppo si è perso una stock perché si è suicidato. Dario è appena minchia, appena proprio come Tiziana. Mai. No, non lo dico. Stato il Kazuya. Non voglio, no. Così è stato Kazuya. E basta! Che chiude la loser semi finals, butta via. Leggendario. Loser semi finals. E qua finisce qua. Punteggio di 1-2. E ora Luca, detto anche Lukatsu, detto anche Jaguar Prog, detto anche winner final o loser final. Ok, iniziamo già a cambiare tutto. Io vado. Io Marrano ti metti PG2, qui devo cambiare un solo PG. Mettiti il secondo PG. Qui devo cambiare un solo nome. No, deve essere lui. Tu rimani P1. Ma è un G2. Vabbè, ti ho messo P1 comunque. Scusati con Lorenzo. Vieni qua, pezzo di fango. Oh!
C'è stato un momento allucinante. Ragazzi, è arrivato quel coglione di Lorex e noi lo stavamo salutando. Ora avremo Luca contro Christian. Ok, siamo già pronti. Vai un po' più là, per favore. Un po' più là vuol dire molto. Grazie. Questo è semifinale. Vediamo Luca col cappellino di Fatal Fury, che è bellino. Dove l'hai preso, Luca, il cappellino di Fatal Fury? Che king. Salutiamo. No, è tutto fatto apposta. No, c'è il round. Decisamente. No, è tutto a posto. Lascia. Ah, minchia. Bella. Giusto. No. Boh. Ok, perfetto. Porca puttana. Si un po' troppo si grande. Va, signori. Siamo si va, signori. Andate, quando volete. Loser final. Chic contro di Fox. Che non ha labbato molto, quindi è un po' un azzardo. Beh, portarlo, no, Fox, in torneo. Però Fox se la cava. L'ha usato abbastanza. Diciamo. Però se la cava. È dal mese scorso che gioca. Quindi tra un mese avrà già cambiato main. Che cazzo stanno facendo? E tornerà a giocare un PG del cazzo, tipo King no, delle, no, cambia, che non è proprio da cazzo. Comunque però. Tornerà, arriverà a giocare anche Game & Watch, Luca. Non penso che sia sì, così prima infame. Lo fa. Vabbè, inizia questo Winner Final. Loser Finals, non so parlare. Dove fanno leggero chip damage, si prova la grab, non prende il down tilt. Vabbè, diciamo che sono già 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 un po' sul chip damage, dai. Vabbè, sono due Fox followers molto importanti. Esatto. Però con la differenza è che Fox uccide prima e quindi sì, qua Christian ha un leggero disvantaggio. Ha un up smash fottutamente forte. È veloce. E lo connette è con veloce. Lo connette da Nair, quindi un bel forte. Tenta il jab block, ma la fallisce malamente. Sì. Vabbè, malamente. La fallisce malamente. Malamente è un parolone. Tenta anche qui il jab block, non prende direttamente. Guarda l'up smash di cui abbiamo parlato. Up smash a 70. Up smash. Up smash. Guarda come corre, cazzo, Fox. Se volete mangiare, dovete dare tutti quanti 5 euro. Te li posso inviare su PayPal? Allora, cazzo, uccide col backer, 55%, zero. Attenzione. Andata di questa loser final. Lo porta di nuovo a Ledge, in maniera molto. Una pressione su Ledge allucinante. Lo abbastanza, Shine che sì. Ritarda un pochino il fall, ma niente di che. Prova a collegare lo smash, non prende. Ricordiamo prova a collegare shine. La roll, non riesce a leggerla perché non ha rollato. Infatti, deve stare attento, deve essere più reattivo. Altrimenti, da questa parte non si andrà avanti. Cazzo, Nair Bouncefish toglie la stocca a Luca. Una lead di 50 da parte di 59. 59 da parte di ma Luca. Secondo me potrà andare meglio, dai. Potrebbe andare meglio, ma così come potrebbe andare, andare peggio, potrebbe anche piovere. Potevano down anche entrare in top 8. Down tilt Bouncefish toglie un buon discreto 26%, però non è abbastanza. Grab, forward grab. Guarda come saltano, cazzo, roditori. Sì, conigli di merda, assurdi. Punisce col cazzone. Attenzione, non è Falco, quindi rientra in stage. Nair, non tecca, scuda. Back air, lo porta a cazzo Nair. Sul ledge. Nair, tenta il bounce switch, non ce la fa. Il cut-on, ma non entra neanche questo. Porca troia. Porca bello. Troia, gli toglie le opportunità della vita, del lavoro, non della famiglia. Opzione. Gli toglie tutto. Doveva, l'opzione era stare lì, fermo e morire. Attenzione, Mirko. Mirko dalla regia che diciamo vieni qua, vieni. Cosa diresti riguardo il 18 novembre 2022? Cristian poco fa ha tiltato fortissimo contro di me. Sì. Ha fatto. Alle cuffie, puoi dirlo ad alta voce. Ok, ha tiltato fortissimo contro di me. Cazzo, raga, mi sono sentito malissimo. Quello che voleva dire Mirko è che oggi il Nerdy fa gli anni. Tanti auguri al Nerdy. Sì, auguri al Nerdy.
Auguri al Nerdy a 100 anni. Auguri a te. Puoi beatboxarmi tanti auguri al Nerdy, per favore. Tanti auguri a Nerdy. Allora, noi intanto ci siamo persi questa... sono tornati a una stock contro una stock, con un leggero vantaggio da parte di Cristian. No, di Dario. No, cazzo è di Cristian, impara a guardare. Io non ho gli occhi. No, non ce li hai, lo sei visto, parlo. Infatti giochi Game of Thrones. Io non penso quando gioco. Io gioco quando penso. Attenzione però. Minchia, recimi la bagassa di roba, prova a ucciderlo col down smash, ma non fa. Hands of my cock. Ragazzi, parliamo del nuovo Sonic. Ragazzi, parliamo di quello che è successo l'11 settembre. Non è successo niente. Non è successo niente. Comunque 6 milioni erano troppi, ragazzi. Diciamoci. Certo, l'altro giorno mi hanno detto che... ho sentito qualcuno che aveva detto che ne aveva ucciso 60 milioni. A quel punto il io cazzo, ho fatto... Chi è Stalin? Io a quel punto ho fatto... Quelli sono davvero un po' troppi. Mica sono troppi. Cazzo. 60 milioni. Non ci sono neanche 60 milioni di ebrei. Boh, raga, meno non sono neanche 60 milioni di abitanti nella Terra. Meno male che non ci sono 60 milioni di ebrei. Che c'è Carla Bruni. La famosissima canzone di... Non lo so. Di Necco. Perde la stock Luca 1-0. Non stavo guardando. Arrabbiato. È successo che si è suicidato. Ah, porca puttana. Dio porco. Quindi Cristian ne prende uno. E prende loser fire. Dove state andando? A giocare a Pokémon. Andate a una Pokémon. Guarda che... lì da sua Switch. A giocare a Pokémon. Luca si vede che è veramente... ti devo prenderti su. Te li posso mandare perché su PayPal? No, io non ce li ho. Edo, dammi PayPal. Non ce l'ho PayPal. Hai l'IBAN? Sì, ma non me lo ricordo. Ce l'hai un'app? Anche io devo pagare con carta. Non è il mio però. Non c'hai tipo un'app della banca, no? No, ma mio è suo. C'hai un'app della banca dove puoi trovare? Sì, ce l'ho, ma non sono riuscito ancora a entrare perché fa cagare la banca adesso. Quando volete, ragazzi. Le poste c'è qua il non faccia gesti, è letteralmente qua a fianco. Sono le poste, no, che poste, c'è il Banco di Sardegna qua a fianco. Ah, è vero, qui a sinistra. Ragazzi, ricordatevi che se siete al Nerdy che oggi compie gli anni, c'è il bancomat a fianco, quindi potete andare a rapinarlo. Ci sono i ciottini a 2 euro. Comunque, e il cocktail a 5. Di che cazzo è questo computer che è pieno di sborra lo schermo? Penso di Dario. Ecco perché è pieno di sborra. Ah, vabbè, eccoci qua. Vediamo dove sceglierà. Scelgono PS2. PS2. Porco... PlayStation 2. Stronzo due volte. E ritorna il matchup di prima. Chief contro Fox. Ma vattene a certo che puoi. Guarda assolutamente. Guarda. No, non disturbi il giocatore. Vieni. Ma tranquillo che noi ti vogliamo bene. Ti stavo prendendo per il culo, vero? Lo conosco da 4 anni, lo saprò che è un coglione. È un problema allora. Il problema qua tra i due non sono io. Inizia! Winner Finals, Game 2. Loser final, non so parlare. Di... Vabbè, Loser Finals, quello che è. No, Bio3. Bio3, per fortuna. Tutto Botrella lì tocca. Godo. Perché noi non dobbiamo dare spazio a questi personaggi di merda. Gente che utilizza dei PG almeno decenti. Quasi bel gimp da parte di Cristian, che comunque si è preso una mini lead. Mini lead che potrebbe perdere tranquillamente perché Fox fa danni ingenti rispetto a Shield. Beh sì, però intanto ce l'ha. Sì, cazzo, chiamalo scemo. Dash attack, prova a connettere la tilt ma non entra. Non Becker, prova a prenderlo con... Prova a... Gimpino. Porca puttana. Ritorna. Cazzo, ritorna tranquillamente, non c'ha problemi, cioè minchia. Bounce switch per ritornare, mix up al ritorno. Prova, ma le piatte di PS2 sono un pochino troppo alte e deve essere molto preciso. Eh sì, però lo può prendere. Non l'ha preso. E quindi, e quindi il problema non si pone a priori. Prova il Katon. Sì. Riesce a scudare in tempo per la smash. Riceviamo la
percentuale. Sai il tilt, però esce fuori. Ritorna tranquillamente. Questo è un altro Bayer. Cazzo di Avro. In questo momento lap smash out of shield di Christian, che ha abbassato la guardia un secondo e qui lì è entrato il calcio. 89 comunque, 89 rage, come i grandissimi youtuber. 89 come l'anno di nascita di Ciccio Gamer, ma anche di Marco Merrino. Anche di Marco Merrino. Non penso. È mio, 89. Anche di Hitler e Stalin. Non è vero mai. Annibale. Tu stai per esempio trollando, Matteo. È l'anno di nascita di Hitler, 1989. È impossibile. No, 89. No, 89. Sì. Lascia perdere. Non te lo faccio il pompino. Hitler non è nato nell'89. È quello il punto. La quadrità. Ciccio Gamer. Ciccio Gamer, Marco Merrino, Zeb e Hitler. E Hitler, a posto, basta. Risolto il problema. Chi hanno dai cazzo che è stato l'89? Che cazzo succede? Comunque, ricordiamo Luca. Luca, ottimo, Luca 157, è ancora vivo e porta questo cazzo di game quasi bello, però è morto finalmente. È grazie al cazzo, cioè guardalo, è proprio oscuro. Però lo può vincere, Io sono molto felice se la vince. Sì, anche e si merita molto questo ragazzo della vita. Vero. Però questo cazzo di combo bounce fish che gli toglie il 55% è molto ingiusta, come la vita. Però ha un vantaggio discreto. L'up smash, cioè, voglio dire. Cioè non proprio Ner okay. Entra in jab. Christian sta utilizzando molto le bombe orologeria side B, Sì, perché non so se conosci la canzone di De André il Bombarolo. Certo, io sono di un altro avviso, sono Bombarolo. Esatto, la stessa cosa. Solo che lui non ha fatto esplodere un chiosco di giornali. Gli ordigni costruiti su scala industriale. Qui lui ha fatto esplodere l'uretra di Fox in questo caso. Sì. Di me non sarò mai un cavaliere del lavoro. Esatto. Io sono di un'altra razza. È un'altra lap razza. Smash. Lap smash. Razza inteso come la canzone di Caparezza, nessuna razza. Nessuna razza, esatto. Io non sostengo nessuna razza. Però io, sinceramente, Christian ha fatto un combat allucinante. Io un po' per gli africani tifo, però... Hanno vinto questo torneo praticamente. I cagliaritani. J-Block. Che combo con down tilt. Attenzione. Luca si sente che si sente molto Luca pesato. Luca lo sente. Sente la pressione. Sente la pressione. Però io, la vittoria. Secondo me. Che ce l'ha. Attenzione, guardalo adesso. Tiene lo scudo molto, molto alto. Guardalo adesso. Lap. Lo vede, non lo Aper, ma non ce la fa. Perché le hitbox in questo gioco fanno cagare. Di alcuni PG sono assurde. Ancora, ci prova. Se la sta giocando. E attenzione! Entra lo smash. E se lo prende, cazzo! E ritornano 1-1. Palla al centro. B2. Sì. No, sì, ok. Benissimo. 1-1. Loser final. Last game. Si sente carico, Luca. Si sente un po'. Giocate si su giustizia, un po' oscuro, ragazzi. Oscuro perché c'ha lo sguardo, ha lo sguardo coperto dalla visiera del cappello di Fatal Fury. Si sente molto Angelo si sente caduto. Molto Angelo caduto. Angelo quello, caduto. Quello è un altro caduto. Un altro padrone. Hitler nato nell'89. Andate ragazzi. Inizia. Questo ultimo game della Loser Final. Ultimo game della Loser Final. Poi chi vince andrà in sempre Grand Final. Sempre su PlayStation 2. Ricordiamo Super Smash su PlayStation Bros. 3. Ultimate uscito su PlayStation 2. Ricordiamoci che vorrei inventare il sesso su console. Sì, il sesso su console. Su PS3 si faceva benissimo. Mentre dalla 4 c'era un po' di lag. Nel gioco vorrei inventare il sesso. Giulia, passi nel babysitter. Porca puttana, ragazzi, abbiamo pedofilia e non solo qui su Icon Smash. Manca però la tech. Quindi non solo abbiamo pedofilia, ma abbiamo anche manca di tech. Ragazzi, se non ci bannano oggi da Twitch. Non ci bannano, ma siamo immortali. A proposito, noi non stiamo guardando la chat. Vabbè, tanto. Che cazzo è rimasto? Non ha nessuno chat, script, ragazzi. Nessuno. Che figata. Gli ho regalato una sub a caso. Eia, contaci.
sai, attenzione. Oh, Becker, gli prende cazzo il salto, intenta anche il Becker. Questo comunque è un combattimento di Becker, questo matchup. Sì, un combattimento di Becker e da un B praticamente. Letteralmente. Abba, cazzo, arriva come cazzo. Come MC Cavallo, arriva da dietro come il mostro di Loch Ness. Minchia, dice. MC Cavallo, cosa cazzo hai tirato fuori, fratello? Se ti vuoi abbronzare, ragazzi, bisogna agitare la crema solare. Esatto. La crema solare. Ricordate MC Cavallo. Minchia, sta per morire per una cagata allucinante. Ed è un grande. Non penso sia di. Sì, è di Olbia. Davvero? Sì, mio padre, tipo Salmo. Allora, MC Cavallo e Salmo confermato. Tengono su lo scudo. Un momento molto imbarazzante. Tipo quando arrivi, cammini e ti trovi quello che vuole andare dalla tua parte, ma ci vai anche tu. No, no, è tipo quel tipo di imbarazzo di quando tu sei. Dite un attimo che ha perso la stock. Stai entrando nel cesso di un ristorante. E però ci sta entrando anche qualcun altro. Quindi ti ritrovi lì e fai: no, no, vai tu. E l'altro non ti fa: no, no, vai tu. Perché non così... penso, io avrei detto grazie, basta. Perché tu sei stronzo. Sì, di merda. Però comunque ricordiamoci che. È uno smash da togliergli la stock. Però se la sta giocando molto sale. Se la sta spaziando molto. Se la sta spaziando molto. Se la sta giocando molto safe. È tranquillo, fa le sue cose. Saltella, colpisce, saltella. Usa, tira fuori la pistolozza. Tira ferro fuori il cazzo. No, quello no. Lo sbatte sul tavolo. Attenzione, fair. Non rientra ancora. Possiamo comprare un cappellino per il cazzo di Fatal Fury per il cazzo di Luca. Un cappellino dal cazzo del cazzo? Un cappellino per il cazzo di Fatal Fury per il cazzo di Luca. Ok, si potrebbe fare. Boh, è molto carina come idea. Lo renderebbe molto felice al cazzo. Attenzione. Non riesce a ucciderlo ancora. Minchia, ma è 166. Sta fumando. Lo sento il ed è Becker, arrivato. Cazzo, dall'altra parte dello Becker. Stage l'ha mandato. Che forte, madonna. Chissà che tifano i tifosi sul Pokémon Stadium. Ma secondo me sono tutti di razza bianca prima di tutto. Poi. Altrimenti non l'aveva fatto entrare, dici. Boh, diciamo che i Pokémon ormai sono solo per i padroni, mentre gli altri... Non dire niente, non dire niente. Non a caso quello che li voleva liberare iniziava con la lettera N. Salutiamo N, un fratello. Salutiamo N, un fratello che ha... Non ha dei Pokémon perché pensa che averli nelle Pokéball sia da sfigati, ma non ha capito che... No, non è da sfigati, è da padroni. Ma non ha capito che in realtà noi Pokémon li... Cioè, a noi Pokémon piacciono e quindi è anche per questo che noi molto spesso ce li vogliamo scopare. La conosci la barzelletta? Questa parte non l'hai scritta. No, no, infatti è tutto improvvisazione. È tutto improvvisazione. Lo punni, lo panni, Gardevoir, che è la tua ragazza. Certo. No, raga, io vorrei soltanto dire che c'è stato qualcuno che ha creato un'intera copypasta sul fatto che Vaporeon possa essere un Pokémon perfetto per farci sesso. Qualcuno ha creato la copypasta di Gogeta Blu. Uno gli ha risposto dicendogli che invece è Umbreon il miglior Pokémon, facendogli un'altra copypasta. Qui io, no, voglio, io voglio bruciare il mondo per questo. Io avevo letto quella di Flareon, ma in ogni caso guarda come Luca ha preso la lead in maniera allucinante. Allucinante non lo so, certo, adesso uccido. Vabbè, adesso vediamo. Cazzi, però... Perché è chic poi, eh. Quello è il punto. Deve solamente prendere gli cazzo un Perry e fa piu. Cazzo, grab piu, piu, piu. Star Fox 64. Prova l'up smash, non collega perché era tipo lontano mille miglia. Più lontano io sono, questa è la neffa. Sapete che la terra è piatta e quindi da 20 miglia vedi la Corsica. Vabbè, non lo sapevate, vero? Oh, sai chi vede da 20 miglia? Sto cazzo. Matteo, puoi andartene tipo lontano 5 metri dalla mia faccia, per favore? Tira fuori il blaster, fa più più, però non è tira arrivato un gatto. Amore, è arrivato un gattino. Attenzione. Io adoro i gatti, ragazzi, quindi mi è venuto... Reversa un po' abbastanza. Cazzo, il cattuno. Infatti ho preso Sbrigatito, ragazzi. C'è un gaggio, io non ho ancora... Io l'ho ordinato dalla Nintendo e non è arrivato da... Non è ancora arrivato. Ti rendi conto? Sì. Io invece l'ho preso ieri. No. Io l'ho preso ieri, ma l'ho iniziato a giocare da mezz'ora. Sì, con Elisa. Lo so, me l'ha detto, l'ha detto. 94. Ah, stai zitto un attimo. Smetti di parlare con la ragazza del mio amico. No, stai zitto un attimo. Ma l'ho vista l'altro giorno, letteralmente, che ho accompagnato la mia. Ah, a posto allora. L'hai picchiata visto che... Vabbè, la continuiamo, dai. No, però è tipo collega di Ligio. Sì, lo so. Luca è in vantaggio, attenzione. Vuole menarlo un sacco. Qui una minchia, Luca davvero in vantaggio, però... Se ne va il gatto nel frattempo. Guarda che carino, cazzo. Chi ti caiao? Lui sta cercando, deve recimolare
un po' di percentuale. Attenzione! E uccide! E Luca ritorna! La porta via! Dall'1-0 al 2-1! Bene, dove cazzo è quel coglione di Mirko adesso? Comunque bagassa di tempi dispari, bagassa di commentare, Cristian. Cristian se ne va a fanculo. Vado a chiamare Mirko. Ora è winner final o grand final? Grand final? Your little cup grand final? Little cup grand finals? Con NordVPN potete. Non ci sponsorizzano. Magari iniziano dopo. No, fidati, non ci facciamo conoscere. Qualcuno faccia qualcosa di importante, così lo arresta e possiamo diventare sponsorizzati. Okay, apri la webcam. No. Chi c'è in lui? Il Mirko? Luca! Luca, io vedevo il tuo incazzo da qua. Eri nero, nero. Ma qua non ha fatto l'inizio. No, no, sempre. Quando l'ho preso Salvini con il dosso da qui. No, no, no. Marrano, ti metti? No, cosa? Luca Marrano ti metti. Luca, tu sei G2 adesso, eh. Vieni, entra. Tu sei G2 adesso, mettiti G2, così io non devo cambiare i nomi. Non devo cambiare i nomi. Perfetto. Se ne va Edoardo. Entra Belloni. Cosa vuoi dire al popolo di Striscia? Che la porta è abbastanza larga, grazie Edoardo. Grazie, grazie. Quando arrivano le pizze? Arrivano tra 40 minuti, no, 30 minuti. Mettilo la testa al muro. Eh? Sai che la testa al muro? Come? Chiama Biasimarlo. Ti ho detto di non fare, di non andare tanto potenze femminili perché poi... Sì, ti ho dato il finocchio, sì. Oh, 3... 2 Ma imparate a usare problemi tecnici. Cazzi vostri. Noi partiamo comunque. Come funziona? Funziona che Icno Smash. Tanti auguri al Nerdy. È il compleanno del Nerdy. Auguri. Auguri Vince. Auguri Vince. Dai Vince, altri 20 euro anche oggi la chiudi bene in pari la giornata. So. Con i shotini a 2 euro. Ricordiamoci, sono i shotini a 2 euro fino alla chiusura. Una carta. Cioè? Quando mai quelle che spendono delle carte tipo 80 centesimi, delle V-Max che però non vogliono. Ah, voglio vederle dopo. Scollegano il controllo, ti sparo la faccia. Possiamo giocare, ragazzi. Problemi tecnici. Vabbè, scusate. Ci sta seguendo. Ho premuto su sulla scena e c'era la foto di Belloni strecciata, la tua foto strecciata e il... Che ridere, fa ridere perché è tutta larga. È tutto strecciato. Non andrò a mentire. Anche un gatto in strada, però non fa investito, però non fa molto ridere. Un compagno migliore per il commento. Ciao Letizia. Mica, ciao. Ah giusto, tiriamo gente con la figa. Sì. Punteggio Qmates, punteggio sì. Vabbè. Visto che funziona. Ciao. No, ti va. Letizia, detta Giberto. SMR. Io c'è una parte dove io faccio SMR, perché se non la clippato mi arrabbio. Guarda qua. Mulla. Era durante Amogus. Sono vostri questi. Chi ha messo questa carta? Cos'è questa porcheria? Vabbè, io sto divertendo sinceramente. Guarda qua. In chat, che cos'è? Che cos'è per voi la sborra in chat? La smetti. Cos'è? No, non la sborra. Per favore. One Piece. Che vuoi dire? Israel. Israel. Israel.
Avevo letto sexo. Lei non cerca, trova. Si sta controllando il suo tumore al seno adesso, però lei non cerca, trova. E l'ha trovato? L'hai trovato il tumore al seno? Sì, ah, figata. Bello. Guadagnato. Bello da dire questo. È di rarità non comune. Nei gacci è leggendaria come rarità. Su Waifu Catcher è allucinante in questo modo. Un po'. Ma non lo so. Cioè, in generale, le ragazze di tutto il mio cervello sono più leggendarie. Tu sei le rovine XS. Questo è una qualità di tipo le rovine XS. Perché sei piccola, mi stai rompendo i coglioni. Gradirei avere un po' di aria in questa zona. Per favore. Togliete le coglioni. Allontanati così il Castello Edoardo al caso. No, io sono tranquillo. Fucile Remi! Abbiamo intravisto stanno così tanto, io sono stanco. Vorrei mangiare, vorrei dormire, vorrei un sacco di cose e in questo momento non stanno bene. Volete scollegarlo? Volete scollegarlo? Ma riempiamo questo momento morto. Con un bel racconto. Oh, vai sul coso e togliete le cose. Interrompiamo questo momento morto con un bel racconto. Testo home, configura, controllo e hai fatto. Ho detto interrompiamo questo momento morto. Basta farlo! Cazzo! Il signor Nintendo ha parlato. Una magari il signor Nintendo. Ho fame. Tu sei tipo Iwata, però sei meglio perché sei vivo. E non c'ho il cancro. Non ancora. Non ho il cancro. Non ancora. Ancora. Che tu sappia perché. Sei così sicuro. Vuoi farmi un controllo? Io l'ho fatto per vedere se avevo il cancro alle palle. Sì, l'hai già raccontata questa. Una per coglione vuoi raccontarne? Cosa? Che l'hai già detta questa qui, vuoi raccontarne anche un'altra? Togli i punteggi, per favore. Incredibile. Perché abbi ho 5? Abbi ho 3. Non lo so, non te lo so. Stavo per dire, raga. Fermo. Hanno iniziato. Grandissimi rivali, antichi nemici che si rincontrano qui sulle donne di Knoll Smash. Incredibile. Anche questa volta vedremo Mico e Luca giocare assieme. E per niente un rapporto tra i due conflittuale è che la prima sgarrata non si starà in un pugno a parte di uno verso l'altro. No, per niente. Raccontiamo il match! Cosa stiamo vedendo adesso? Boh, stiamo vedendo delle discrete percentuali da parte di Luca. Non ho mai visto. Becker. Lui torna, guarda. Interessati ai necrologi all'entrata di Ossica questa stronza. No, vabbè, sì. Mirko è appena morto. Ricordiamocelo, ragazzi. Mi togli una stocca. Desaparecito. Zapatista. Vittima del regime argentino di Bolsonaro. Mirko non è stato obbligato. Bolsonaro. Brasiliano. Bravo. Però adesso c'è Lula. C'era Lula. No. Ah, Cesare Battista. No, in a Brasile sì. Hugo Chavez. €20. Vediamo cosa possiamo fare, Cristian. Non pensavo che fosse il caso di farlo qui avanti a tutti quanti i suoi di Knoll Smash, però è se pronto voi. Che cazzo ce ne foto? Non c'era nessuno. No, non c'è nessuno, infatti. No, infatti, l'ultimo commento del film quando ho detto mi merda è sparito. Ma tu lo sai che Riccardo... Anche questi mi vita. Sì. Ma tu Riccardo lo sai che Fisio ha partecipato a... Oh shit! Tristochino! Mi mancano 10 euro. Stavo dicendo, sai che Fisio ha partecipato a Major di Milì e in top 64? No, mi mancano 5 euro. Incredibile. Mi dispiace per lui. Sì, è vero. Mi dispiace per lui. Anche per me. Oh, forse ritorna. E ritorna, attenzione. Cazzo, 99%. Che scubala. Chi non aveva pagato? No, mi manca una cosa. Vediamo. Luca non ha pagato. Ma Luca non può pagare adesso. Luca sconterà ogni sua singola pena. Luca ritorna. Luca non era gay. Una beccatura potrebbe uccidere. Una cazzo, Mesha in maniera allucinante. Niente, Mirko prova a fargli entrare il cazzo al tornado. Attenzione, l'ultimo periodo di tua prossima Mesha. Attenzione. Una bread and butter. Attenzione, fa smash al gol. Vabbè, in faccia. A giocolare. Ah, giugulare! Luca ha completato. Che ti riassumo t'ho curata con uno schermo di Luigi. Non era troppo tardi per il J-Block, quindi aspetta la roll. Questa cos'è? Perché necessito un bel grande Luigi GF? Che cazzo hai dietro di me? Tutti gli sconosciuti sei vicino. Amico. Sto castando.
Ciao ragazzi. Io sono bene. No. Avete sono più di me questa. Non ci vuole molto secondo. 112 nel frattempo. Io sento sempre questa frase. Questa frase del costa più di me. Quanto costa una persona? Poco. Altrimenti non la trafficherebbero. Per quali motivi costa così poco una persona? Perché non vale niente. Perché è facilmente rimpiazzabile. Ce ne sono troppi. Inflazione. Inflazione di persone. Risolviamo. Decisamente. Qui si bannano le persone alla chat. No, non bannare nessuno, ovviamente. Sì, sì. No, non bannare nessuno. Ah, è un super senso grosso, si fa? Che cazzo era? 3 secondi 11. Oh, man. And then you. Poi lo opiniamo. Per 5 minuti. 2000 minuti. Ok, quando poi dobbiamo sistemare le cose? No. Rinizia il... dipende, vediamo cosa vuoi vedere. Io cosa c'è su YouTube, ragazzi? Vediamo su YouTube. No, abbiamo aperto la stream di...